Oggi voglio mostrarti come ho isolato termicamente questa stanza e ti farò vedere, riassumendo brevemente, come ho isolato il suolo piano terra e le pareti. Vieni che ti faccio vedere. Ho mantenuto il vespaio esistente e l'ho riempito insufflando delle perle in DPS additivate con della graffite. Lo spessore è di 25 centimetri e per tutta la superficie delle stanze. Questo mi permette di garantire al cliente un comfort ottimo, un comfort termico e perciò un benessere. Alle pareti, come puoi vedere, abbiamo messo due tipi di isolamento termico. Alla base calcio silicato, quello bianco, mentre alle pareti, nelle parti più alte, la fibra di legno. Perché questa scelta di due materiali? Perché in questa zona è la parte più problematica dal punto di vista dell'umidità. Infatti abbiamo rilevato che qui è presente dell'umidità, perciò questo materiale riesce a smaltire l'umidità in eccesso. La fibra di legno invece perché chiaramente mi garantisce buone prestazioni termiche. Lo spessore dentro i materiali è di 4 cm. Un altro appunto che ti voglio fare è il benessere acustico, perché all'interno di questa stanza, dopo aver posato la fibra di legno, anche il comfort acustico, il parlare all'interno, si sente che è un ambiente piacevole. Prima di stendere i pannelli, come puoi vedere in quella parete, abbiamo steso uno strato di argilla. In quella parte là si è già fessurata, ma è normale, perché poi verrà risteso ancora un altro strato di argilla come aggrappo dei pannelli. Qui vedi la stratigrafia del muro, la prima parte vetrocellulare dove andrà il massetto per gli impianti. La seconda parte, 80 cm più o meno di calcio silicato, appunto perché è la parte più umida del muro, e da questa zona fino al soffitto la fibra di legno, spessore 4 cm, pura, e appunto per garantire l'isolamento acustico. Queste pareti erano poi completate con una rete e con intonaco in argilla, appunto per garantire il benessere degli occupanti di questa stanza. E se vuoi altri aggiornamenti sull'architettura sostenibile, guarda il mio canale YouTube oppure collegati al mio sito internet che è www.nicolapreti.it. Grazie e ciao, alla prossima puntata.